Certamente l'intervento del Presidente Renzi dà il senso di un'abile capacità retorica e di questo gliene diamo atto. Però deve anche dare atto e rendersi conto che questa non è la segreteria del PD, questo è il Senato e qui dentro si fa discorso con persone senzienti ma anche con persone dissenzienti. Non siamo necessariamente qui semplicemente per assistere a uno spettacolo avendo pagato il biglietto. E ci consenta, Presidente, di notare una significativa dose di ipocrisia in quanto da lei appena affermato, partendo anche da una considerazione molto semplice. Perché siamo qui a parlarne oggi? Perché è accaduto un fatto per cui 700 persone sono finite in fondo al Mediterraneo. E certo, viva Dio, perché 700 persone che muoiono in un colpo solo fanno certamente a livello di notizia molto più scalpore che non 100 persone che muoiono 7 volte o 7 persone che muoiono per 100 volte. Perché, Presidente, vede, lei stesso ha dovuto prima nel suo discorso ricordare che lo scorso anno 3.500 persone sono morte. Lo scorso anno, e lo scorso anno si è tenuto anche il periodo del semestre europeo italiano. E allora le domandiamo e ci domandiamo, adesso arriva a queste conclusioni? Noi stessi come Lega Nord abbiamo presentato più volte risoluzioni e mozioni, di cui una molto precisa nel giugno dello scorso anno, che conteneva esattamente gli stessi termini per cui oggi il governo sta andando a proporre in Europa. Blocco navale, fermare i flussi sulle sponde libiche, dare là assistenza, impedire che gli scafisti possano nutrirsi di questo traffico di esseri umani. Lo diceva la Lega Nord, non va bene. Adesso, dopo il fatto eclatante, arriva il governo e, viva Dio, si inizia un percorso che forse comincerà ad essere più razionale. Però ci consenta un'altra volta, Presidente, ma durante il semestre europeo a cosa pensavate? A cosa pensavate durante il semestre europeo? Se questa doveva essere una delle priorità del governo, perché non lo è stata durante il semestre europeo? 3.500 persone sono morte nel 2014 e ne c'era bisogno che altre 700 andassero a fondo adesso per arrivarci? Certo che non avete alimentato la speranza in questi disgraziati che cercano di attraversare il Mediterraneo messi sui balconi degli schiavisti. Con quello che voi avete fatto, trascurando il problema nel semestre europeo e illudendo che da questa parte tanto la giustizia è blanda, voi avete alimentato la certezza negli scafisti che ci si può arricchire con questo traffico di esseri umani impunemente. Perché, Presidente, abbia altrettanto la cortesia di dire al Senato che dei 1.000 scafisti arrestati, quanti sono realmente nelle patrie galere? Solo il 10%, il resto sono confusi, liberati o sono ritornati a fare il loro mestiere. Questo è quello che deve dire e questo è quello su cui vorremmo il governo attivo. Avete depenalizzato reati dal furto, tutto quello che è stato. Portateci qui una legge che dia subito fortissime sanzioni sugli scafisti. Peraltro già oggi è previsto 12 anni di galera, fino a 12 anni, portateli a 24, dategli l'ergastolo, noi siamo qui per votarle queste proposte di leggi, però non arrivano. Però c'è la retorica invece del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene qui e ci dice e adesso ci attiviamo noi in Europa, risolviamo noi i problemi, andiamo noi a battere i pugni in sede europea. Ma allora mi chiedo e le chiedo e chiedo ai senatori, ma quale prezzo ha pagato il nostro Paese per nominare o far nominare ministro degli esteri europeo l'onorevole Mogherini, che è scomparsa dalla faccia della politica estera europea? Quale prezzo abbiamo pagato? Abbiamo lasciato che i francesi e i tedeschi facessero quello che volevano in campo libico, perché lì oggi la destabilizzazione non nasce da un sistema che è imploso, ma da un sistema che è stato fatto implodere. E la politica estera europea non esiste. E il suo rappresentante, quello che lei ha voluto là dentro, che cosa fa? Semplicemente sta a guardare. Interviene quando lei gli telefona, ma non viene neanche ascoltato a livello europeo, perché il peso politico di questo Paese, di quello che lei ha l'ambizione di rappresentare, ma in maniera, direi, decisamente infantile, Presidente, si vada a guardare ogni tanto anche magari quello che gira in rete. La brutta figura che lei ha fatto
con i capi di Stato europei quando si è fatto aspettare per fare qualche fotografia. E lei adesso ci viene a dire che vuole essere credibile in sede europea, a parte anche la scena a cui stiamo assistendo col solito suc e i soliti baciamani e baciapile che si avvicinano in questo momento senza neanche consentire di ascoltare. Perché, ripeto, questa non è la segreteria del PD, questo è ancora Senato della Repubblica, fino a quando sarà Senato della Repubblica. E qui dentro c'è gente che ha anche l'ambizione o l'aspettativa di aspirare a rappresentare i problemi dei cittadini. Voi, come abbiamo detto, siete degli irresponsabili. Vi abbiamo chiesto e vi abbiamo invitato con più mozioni anche a modificare Dublino. Erano differenti le condizioni politiche internazionali che portarono allora il governo a sottoscrivere gli accordi di Dublino. Modificateli, obbligate tutti i paesi europei ad essere consapevoli e attivi in questa azione. E non occorre che il ministro degli interni vada a dire che dobbiamo bombardare i barconi, è sufficiente che non partano dalla costa libica. Perché ancora una volta, Presidente, le ricordo che lei è il Presidente del Consiglio dei Ministri, non è il sindaco di un paesino di provincia con intorno una giunta di scialmannati, e quando aprono bocca i suoi ministri devono essere almeno consapevoli di quello che stanno dicendo. Perché il suo ministro degli interni, che adesso viene a dire sui giornali bombardiamo i barconi, è anche lo stesso che nei giorni scorsi ha fatto emanare una circolare dal ministero degli interni che invita i prefetti a procedere a requisizioni degli immobili e delle case degli italiani per metterci i clandestini perché non sapete più dove stivarli. Questa è la coerenza del suo governo, quello che viene qui dentro e applaude i sindaci e applaude coloro che oggi vanno a impegnare le loro forze, i marinai, gli uomini di marina, dimenticandosi Marò in India, dimenticandosi però i sindaci e mandando i contingenti di clandestini sparsi qua e là sul territorio, senza neppure avere un coordinamento con i nostri amministratori locali. Questo ci sia consentito di dirlo per l'ennesima volta. È ipocrisia! E basta con questo atteggiamento! E anche lei, Presidente del Senato, facente funzione, le chiedo per cortesia, faccia smettere questa ritualità da baciapile, lo ripeto ancora. Abbiamo il diritto di essere ascoltati, non di vedere queste scene, per cortesia. Conclude il suo intervento. Non proceda. È concludere l'intervento, Presidente, è pretendere che il Presidente del Consiglio è in grado di ascoltare noi rappresentiamo. Prego i senatori di non importunare il Presidente del Consiglio. Prego, senatore Centinaio, se vuole proseguire. E non cerchi le provocazioni venendo qui dentro a leggerci poesie, perché la situazione che stiamo affrontando è una situazione seria, una situazione che necessita di attenzione, non oggi, ma da ieri, come la Lega Nord sta dicendo da tempo. Presidente, sia responsabile e faccia l'unica cosa che deve fare il governo, blocchi immediatamente qualsiasi flusso di clandestini in questo paese. Li fermi sulla costa libica, si vada ad agire sulle coste libiche per fermare gli scafisti. Questo è quello che la Lega Nord da tempo pretende, per rispetto nei confronti dei cittadini italiani e per rispetto nei confronti di questi disperati che vengono utilizzati come carne da macello semplicemente per fare soldi da parte degli scafisti. E le ricordo, tenga un atteggiamento consono al contesto in cui si trova e certamente al ruolo che ricopre, non quello stravaccato che ha in questo momento.